Ben svegliati con l'informazione mattutina sulla Nuova TV, mezz'ora per aggiornarvi su tutte le notizie e fatti dai territori e soprattutto per commentare insieme le pagine dei quotidiani nazionali e regionali. Sul fronte internazionale, a un mese dalla guerra, lo sapete, troveremo ampio spazio dedicato proprio al conflitto in Ucraina per cercare di capire cosa sta accadendo dal punto di vista dell'avanzata degli eserciti, ma anche da quello diplomatico. Tornando in Basilicata, in primo piano c'è la politica regionale, con la crisi appunto nel centrodestra e le possibilità che ha il presidente della regione Vito Bardi di sanare gli strappi nell'ambito appunto della maggioranza, soprattutto con Fratelli d'Italia. Spazio anche alla cronaca giudiziaria con l'operazione antidroga Octopus 2.0 che ha permesso di sgominare a partire dall'Agonegro una vasta rete di spaccio attiva a livello internazionale. Ma iniziamo subito con i numeri della pandemia da coronavirus, contagi in leggero calo, ma purtroppo ieri c'è stata un'altra vittima del Covid in Basilicata e nella nostra regione ci sono circa 3.500 alunni in DAD. Il punto con Michelangelo Russo. Ancora una vittima per Covid in Basilicata, si tratta di un 84enne residente a Lagonegro e i posti occupati negli ospedali sono diventati 104. Ce ne sono 59 a San Carlo, 45 al Madonna delle Grazie, stabile a 3. Il numero degli assistiti in terapia intensiva e rispetto a inizio settimana contagi in lieve calo. A fronte di 4.056 tamponi processati, 853 molecolari e 3.203 antigenici, sono state 920 le positività riscontrate, 629 in provincia di Potenza, 291 in provincia di Matera. Quindi un centinaio di casi rilevati in meno rispetto all'ultimo aggiornamento, con un tasso di positività che si abbassa al 22,6%. Contestualmente sono guariti 556 lucani, in salita in ogni caso a 23.664 il dato degli attualmente positivi. Tra gli ultimi casi scoperti anche quello relativo al sindaco di Spinoso, Pasquale De Luise. La diffusione del virus continua a insidiare la regolare attività scolastica, come si apprende dai dati disponibili sul sito del Ministero. Il 94,6% degli alunni fa lezione in presenza, ma è salito a 3.510 il numero degli alunni che invece fa didattica a distanza. Nella settimana tra il 14 e il 19 marzo, inoltre 35 sezioni di scuola dell'infanzia sospese, in didattica digitale integrata rilevate 407 classi lucane. Sempre meno lucani inoltre agli hub, 363 le ultime vaccinazioni effettuate. Iniziamo la nostra rassegna stampa come di consueto partendo dalla prima pagina della Nuova del Sud di oggi. L'apertura è dedicata alla politica, Fratelli d'Italia gioca a rompere, ma Bardi li rottama, trattativa d'oltranza per l'ingresso dei meloniani nella giunta regionale, nel Bardi bis, muro contro muro sull'ex assessore Gianni Rosa, congelate le revoche ad Acito e Baldassarre, il governatore non molla e si fa consigliare da Renzi. La non belligeranza di Italia Viva è pronta già sulla sfiducia e per questo c'è il gioco di parole nel titolo relativo appunto alla rottamazione, che è stato comunque uno dei filoni portati avanti da Matteo Renzi quando è stato segretario del PD e appunto presidente del Consiglio. Andiamo poi di spalla con il punto di vista di Nino Grasso, ci mancavano pure i podcast, anche qui si parla di politica regionale. Nel taglio centrale invece c'è la cronaca giudiziaria, Bitcoin per pagare le dosi, maxi blitz antidroga, 103 gli arresti in pochi mesi, l'inchiesta è partita da una consegna di hashish a Lagonegro. Nel taglio centrale il Covid, contagi in leggero calo ma c'è un nuovo decesso. Andiamo poi nel taglio più basso, Ucraina, bus partito da Potenza, in arrivo circa 50 profughi, i volontari all'azione per caricare il pullman in partenza per la Polonia, appunto un pullman carico di beni di prima necessità e medicinali. Abusivismo edilizio demolito, fabbricato a Lido Torre a Scanzano Ionico. Nello sport infine calcio a 5, Final 8 tra il CMB e la finalissima c'è il Pesaro. Per quanto riguarda la Serie D, il Lavello gioca d'anticipo, tutto esaurito al Pisicchio oggi pomeriggio. Arriva la capolista Cerignole. Andiamo adesso alle pagine interne della Nuova di oggi, siamo all'emergenza coronavirus a pagina 7.
dove troverete tutto l'approfondimento a cura del collega Michelangelo Russo, ma abbiamo visto tutti gli aggiornamenti nel servizio d'apertura, ma nel pezzo troverete anche gli approfondimenti per quanto riguarda i numeri dal punto di vista degli anticorpi monoclonali utilizzati in tutte le regioni, in particolare in Basilicata. Andiamo nel taglio basso, in attesa della cantierizzazione, parliamo sempre di sanità, ok, ai lavori di adeguamento del poliambulatorio di Muro Lucano, diversi gli interventi da effettuare per garantirne la piena sicurezza. L'importo per eseguire la manutenzione ammonta a 413.000 euro, di questi 392.000 euro sono a carico dello Stato e la restante parte è a carico della Regione. In pagina troverete appunto tutti gli interventi che verranno realizzati su questa struttura e soprattutto i servizi che vengono erogati nell'ambito di questo presidio sanitario importantissimo per la nostra regione. Voltiamo pagina e restiamo sempre all'emergenza coronavirus, però dal punto di vista lavorativo, perché aumentano gli infortuni sul lavoro per quanto riguarda appunto il Covid, si torna ai livelli del 2020, 1116 casi denunciati a Potenza e boom rispetto all'ultima rilevazione del 31 gennaio, l'INAIL segnala che in Basilicata a febbraio le denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 sono aumentate di più 34 casi, ovvero più 3,1%, inferiore però all'incremento registrato a livello nazionale, pari al più 8,3%. Come dicevamo, l'incremento ha interessato maggiormente la provincia di Potenza e comunque il 58,3% delle persone che hanno subito infortuni sul lavoro sono donne, 651, e il 41,7% uomini. Adesso cambiamo argomento perché ieri in prefettura a Potenza si è tenuta la riunione del Comitato Territoriale per l'Immigrazione. Al centro dell'incontro le iniziative da mettere in campo per combattere lo sfruttamento lavorativo in agricoltura a partire dall'istituzione di un tavolo permanente. Isabella D'Andrea. Un tavolo permanente per monitorare il fenomeno del caporalato e per anticipare le emergenze. L'iniziativa è stata lanciata a Potenza durante un vertice in prefettura del Comitato Territoriale per l'Immigrazione. L'incontro convocato dal prefetto Michele Campanaro rientra nell'ambito dell'istituzione del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto il 14 luglio 2021 dal Ministero dell'Interno, del Lavoro, delle Politiche Agricole e l'Associazione dei Comuni per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura. Ci sono alcune regioni che sono maggiormente esposte a questo fenomeno e la Basilicata è una di quelle. L'obiettivo è proprio questo, evitare di auspicabilmente andare con azioni e interventi volta per volta, spot. Occorrerebbe una pianificazione seria. Alla riunione erano presenti Regione, Provincia e Comune di Potenza, l'ANCI, la Questura, i comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, l'INPS, l'Azienda Sanitaria, l'Ufficio Scolastico Regionale e la Camera di Commercio. Presente inoltre la Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità e la Consigliera Regionale di Parità, oltre alla rete delle associazioni di categoria e delle parti sociali, tutti insieme per fare rete contro il caporalato. Lo scopo dell'incontro, della riunione di oggi, è quello proprio di realizzare questo tavolo permanente, come abbiamo chiesto, che ha per obiettivo il monitoraggio e l'analisi del fenomeno. Noi ovviamente possiamo partire dal trend degli anni passati, sappiamo che lo scorso anno, in particolare nel centro che fu allestito a Palazzo San Gervasio, le presenze e i posti letto furono circa 250, furono occupati per l'intero periodo di apertura della CAMS, del centro di accoglienza stagionale, cioè dalla seconda metà di agosto alla prima metà di settembre. E adesso c'è la politica regionale con la crisi nel centrodestra in regione, solo un assessore, no Rosa, no Bardi, Fratelli d'Italia, una
trattativa oltranza, intanto Matteo Renzi dispensa consigli, trattativa work in progress per la giunta TER del presidente Bardi. Ieri ennesimo vertice con i segretari dei partiti del centrodestra, muro contro muro, governatore e soprattutto i dirigenti meloniani. Si rischia di arrivare a ridosso della mozione di sfiducia in consiglio regionale senza accordo, lo ricordiamo. La mozione di sfiducia è stata presentata dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico e sarà discussa il prossimo lunedì a partire dalle 15:30 nella riunione appunto dell'assise regionale. Il rischio appunto è quello che la legislatura possa concludersi in anticipo qualora le votazioni a maggioranza, si vota a maggioranza assoluta, possano essere superiori quelle che appunto decideranno di chiudere questa legislatura in anticipo. Intanto è stata congelata per il momento la revoca delle deleghe per gli assessori a Cito e Baldassarre, il governatore fa i conti per ora soltanto 10 voti su 21 e pensa alla non belligeranza di Italia Viva per stoppare le opposizioni, quindi l'obiettivo potrebbe essere quello di trovare una mediazione con le minoranze, in particolare con i consiglieri renziani di Italia Viva, Braia e Polese, per cercare di ottenere la maggioranza in consiglio regionale nonostante le defezioni dei consiglieri del gruppo di Fratelli d'Italia. Intanto ieri, lo ricordiamo, in regione c'è stata una riunione di giunta regionale per approvare la legge di bilancio e su questa che si è scagliato proprio il segretario della CGIL di Basilicata, Angelo Summa, che dice: bilancio approvato ma senza alcun confronto, ormai si tratta, abbiamo di fronte un'autocrazia in regione. Summa dice: risorse pubbliche come una questione privata, appunto non c'è stato alcun tipo di confronto con le parti sociali né tantomeno con i sindacati. E voltiamo pagina con il punto di vista di Nino Grasso, che anche oggi si occupa di politica regionale, in particolare con un focus dedicato alla sanità. Bardi utilizza i podcast per comunicare e intanto fa litigare Forza Italia e Fratelli d'Italia proprio sulla questione della giunta. All'indomani del comunicato radio del presidente della regione sugli ospedali di comunità, appunto i podcast, scatta la corsa alla primogenitura a Muro Lucano tra berlusconiani e meloniani. Il sindaco Giovanni Setaro, giovane esponente appunto di Fratelli d'Italia, è stato attaccato dal capogruppo azzurro Francesco Piro, ma difeso dai compagni di partito Tommaso Coviello e Pier Giorgio IV. E nel frattempo, sulla missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si sveglia anche il neoassessore Francesco Fanelli. Passiamo adesso alla cronaca giudiziaria con questo doppia pagina a cura del collega Fabrizio Di Vito. Droga pagata in bitcoin, 103 arresti in tutta Italia. È partita da Lagonegro in pieno lockdown la maxi inchiesta che ha svelato un traffico di stupefacenti tra Spagna, Olanda e Italia. Cocaina, eroina, hashish, marijuana e altre sostanze sintetiche venivano consegnate da ignari corrieri, con lo stupefacente spesso occultato tra i generi alimentari. 6 i lucani raggiunti della misura cautelare nell'ambito di questa maxi operazione, sequestrato circa un quintale di droga. Ieri sono state effettuate 34 perquisizioni personali, domiciliari e veicolari. I pagamenti venivano effettuati, come abbiamo detto, in bitcoin e la criptovaluta veniva utilizzata per sfuggire alla tracciabilità dei pagamenti tra social network e dark web. Era stata creata proprio una vera e propria piazza di spaccio virtuale che avrebbe fruttato un ingentissimo giro d'affari proprio durante il primo lockdown tra marzo e aprile del 2020, quando le limitazioni legate appunto alla diffusione della pandemia erano molto stringenti. Ma restiamo sempre alla cronaca giudiziaria, andiamo nel taglio basso. L'ex direttore generale dell'azienda ospedaliera San Carlo, Barresi, respinge le accuse. San Carlo ripresa l'udienza preliminare sugli incarichi in neonatologia. Nominai di lasso per stemperare la tensione che c'era in reparto. I reati contestati sono quelli di abuso e falso, di abuso d'ufficio e falso. Si è trattato ieri appunto dell'udienza preliminare di un processo che vede indagate 8 persone. Restiamo sempre in questa pagina. Vigliano
Milano deceduto, il pensionato rimasto gravemente ferito in seguito a un incendio appunto nella cittadina vicina al capoluogo di regione. Si cerca, gli inquirenti stanno indagando per capire le cause alla base dell'incendio. E adesso voltiamo pagina e andiamo a pagina 9, dove c'è l'emergenza ucraina, soprattutto l'emergenza umanitaria, l'abbraccio di Potenza ai civili in fuga dalla guerra. Partito nelle scorse ore un autobus per portare nel capoluogo una cinquantina di profughi, altre 10 famiglie sono arrivate lunedì scorso. Oggi a Picerno conosceranno i lucani che li ospiteranno. Come abbiamo detto, è partito appunto un autobus dalla città capoluogo di regione nell'ambito dell'iniziativa Potenza per l'Ucraina, sostenuta appunto dall'Associazione dei Portatori del Santo e da magazzini sociali. L'obiettivo è quello di consegnare a queste persone sul posto beni di prima necessità e medicinali e di portare poi al ritorno 50 persone nella nostra regione perché possano essere accolte durante questo bruttissimo periodo di guerra. E intanto, come dicevamo, ci sono arrivati nei giorni scorsi altri cittadini, e, frutto appunto dell'interessamento del GVS. E questo pomeriggio all'hotel Bougainville di Picerno Don Francesco Corbo metterà in rete mamme e bambini fuggiti dalla guerra con le famiglie lucane che hanno manifestato la disponibilità ad accoglierli nelle loro abitazioni. Intanto il garante per l'infanzia Vincenzo Giuliano dice che è necessario che ci sia l'assistenza per questi minori non accompagnati da parte di tutori legalmente riconosciuti. E adesso cambiamo argomento. È andato all'azienda di Montescaglioso Carriero l'edizione 2022 del concorso Olivarum, assegnato i migliori oli extravergine di oliva. La cerimonia di consegna si è svolta nella cornice del Palazzo Vescovile di Melfi. Ben 57 le aziende iscritte al concorso. Il servizio di Marolina Notargiacomo. Doppio risultato per l'azienda Carriero di Montescaglioso che, oltre ad aggiudicarsi l'edizione 2021-2022 del premio Olivarum assegnato ai migliori oli extravergine di oliva lucani, si aggiudica la menzione speciale per la produzione monovarietale. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si è svolta nella cornice del Museo Diocesano del Palazzo Vescovile di Melfi. Dopo il primo premio, quello della menzione speciale, mai mi sarei aspettata poi di ricevere pure quello in assoluto. Io e mio marito Giulio ci teniamo tantissimo a quello che facciamo, produrre un olio di qualità effettivamente è il nostro scopo fondamentale. E ci hanno aiutato tanto i nostri tecnici, quelli che ci hanno guidato per arrivare a questo tipo di prodotto. Riconoscimento e valorizzazione, le parole chiave dell'evento giunto alla 18ª edizione su iniziativa della Direzione Generale per le Politiche Agricole della Regione con la collaborazione dell'Alsia. L'obiettivo di questo concorso è quello di non solo premiare il miglior olio, o meglio i migliori oli della Basilicata, ma soprattutto quella di dare visibilità, slancio ad un prodotto eccellente della nostra regione, quello di promuovere anche, dunque accompagnare le aziende agricole lucane più meritevoli, più di pregio sui mercati non solo italiani ma anche quelli nazionali. Ben 57 le aziende partecipanti all'ultima edizione del concorso mediante campioni di olio sottoposti ad analisi per attestarne la qualità effettuate all'interno del centro ricerche dell'Alsa Metapontum Agrobios da parte di una commissione ad hoc. Gli oli della regione Basilicata sono speciali perché è speciale il territorio dove vengono coltivati gli ulivi, ma ovviamente la qualità dell'olio è strettamente correlata a quelle che è le varietà e il modo di coltivazione. Non può esserci un olio di alta qualità se non prestando tutte le attenzioni a quelle che è la salvaguardia delle olive. Infatti, a tal proposito, moltissima attività viene prestata da parte di tutta l'Alsia e non solo di tutte le organizzazioni al fine di razionalizzare e di coltivare in modo perfetto quella che è la coltura dell'olivo. Oltre alla proclamazione del miglior olio d'eccellenza made in Basilicata, consegnate 6 menzioni speciali: gran produttore, biologico, DOP, Vulture, IGP olio lucano e prodotto di montagna. Novità di questa edizione
tradizione che ai premiati delle varie categorie verrà assegnato uno stand espositivo senza alcun costo presso la manifestazione Sola Agri-Food in programma a Verona dal 10 al 13 aprile in contemporanea con il Vinitaly. I vincitori parteciperanno inoltre al concorso internazionale Sol d'Oro. L'agricoltura per la Basilicata è il fiore all'occhiello, è il connubio tra ambiente, produttività, sviluppo. Il governo Bardi, ma l'istituzione tutta, è vicinissima a questo tipo di iniziative. È un momento particolare, dobbiamo ripartire dopo una pandemia, dobbiamo ripartire in un periodo in cui le cose non girano bene e dobbiamo ripartire dall'agricoltura e dalla qualità. Adesso parliamo di un'iniziativa singolare, We Are Data, quella narrazione dell'acqua lucana che conquista la moda, rallentando il tempo. Il progettista Cignarale e la filosofa di comunità Giovinazzo esaltano l'oro blu lucano, che è appunto l'acqua, nell'ambito appunto delle iniziative di Expo Dubai, di Expo Dubai 2022. Grazie alle sarte di Model sono state realizzate t-shirt glamour, una linea di jeans è un abito che raccoglie il sistema delle utenze idriche lucane. Dopo la presentazione ufficiale a Dubai, in fase di elaborazione, nuovi dati, in estate prevista una sfilata nel Vulture sulla sostenibilità. Per tutti i dettagli di questa appunto singolare iniziativa vi invitiamo a leggere La Nuova del Sud di oggi. Andiamo adesso alle pagine locali, in particolare quelle dedicate al Materano, fabbricato abusivo sulla spiaggia di Scanzano Ionico, ruspe in azione per la demolizione. L'intervento è stato disposto dal prefetto di Matera Sante Coppone ed è stato realizzato con l'ausilio non solo dei carabinieri, dei vigili del fuoco, ma anche dell'esercito. La zona dove è stato appunto demolito è la spiaggia di Lido Torre, appunto a Scanzano Ionico, nel Taglio Alto. Ancora droga, nascondeva lo stupefacente in un barattolo e proventi nella cappa della cucina. Arrestato un quarantenne a Marconia di Pistoia. E adesso c'è lo sport con il calcio a 5, Final 8 Coppa Italia di Serie A. Il CMB a caccia del sogno, la formazione di Nitti in campo questa sera nella semifinale contro il Pesaro. Il successo contro il Pescara è già un risultato storico per il club, che però non vuole fermarsi. Nitti dice: abbiamo fatto una grande prestazione nei quarti, ma non c'è nulla da festeggiare, vogliamo provare a rimanere qui fino alla fine. Adesso vediamo insieme qual è il tempo previsto per oggi con i nostri esperti. Bentrovati in aggiornamento con le previsioni di Trabi Meteo. Situazione per sabato, come possiamo notare da questa mappa delle pressioni, con questo enorme campo di alta pressione che terrà i suoi massimi tra le isole britanniche, i Paesi Bassi e la Germania. Interesserà ancora l'Italia, anche se sul suo fianco occidentale potrete notare questa zona di bassa pressione che proprio domenica recherà qualche piovasco al sud. Una branda zona di bassa pressione afro-mediterranea. Ed ecco difatti le nubi, i cieli poco nuvolosi al centro-sud, nubi più compatte sulla Sardegna per nuvolosità medio-alta che difatti, come possiamo notare nella seguente grafica, determinerà nella seconda parte del giorno qualche piovasco, in particolar modo sui settori meridionali dell'isola, quindi anche il Cagliaritano. Zona di bassa pressione che poi domenica piano piano si muoverà verso le regioni dell'estremo sud. Al nord invece tutto tranquillo, ancora ahimè siccità che si fa sempre più pesante. Una giornata quindi di sabato con cieli sereni o poco nuvolosi, delle nubi alte in transito sulle due isole maggiori, nella seconda parte del giorno qualche localizzato piovasco sulla Sardegna. Tra l'altro quei venti tesi di scirocco con canale di Sardegna che risulterà molto mosso. Dettagli maggiori, ulteriori approfondimenti scaricando l'app di Trabi Meteo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni o velati. In montagna, bel tempo con cieli sereni o velati. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni o velati. In montagna, bel tempo con cieli sereni o velati. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, schiarite con transito di velature sparse.
Adesso diamo uno sguardo alle pagine degli altri quotidiani regionali. Siamo alla Gazzetta di Basilicata, l'apertura è dedicata a un'opera storica della nostra, della città di Potenza, nel ventre del cinema Fiamma, la dolente magia dei ricordi. Siamo entrati, sono entrati i colleghi della Gazzetta, nel cinema in abbandono, emblema di un centro storico dimenticato. Anche qui c'è la cronaca giudiziaria, la droga venduta sui social network, poi pagata in bitcoin, indagini della DDA di Potenza. Il quotidiano del Sud, edizione Basilicata, apertura dedicata alla politica in regione, Bardi difende Baldassarre e riapre i giochi per la giunta, il governatore ritira l'offerta del secondo assessore ai meloniani che minacciano il voto di sfiducia. Poi c'è questa foto notizia, Bucaletto a Potenza e la rinascita che inizia dalla chiesa dedicata alla speranza, cerimonia di apertura al culto tra centinaia di fedeli e residenti. E adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, fra poco. La ITM SRL opera dal 1997 su tutto il territorio nazionale ed internazionale. Siamo specializzati nella progettazione e realizzazione chiave in mano di capannoni struttura metallica, in legno lamellare, cemento armato e celle frigorifere ad uso industriale. Assistenza post vendita qualificata, sopralluoghi gratuiti, innovazione, tecnologia e lunga esperienza. Per informazioni 392 0208 806. Capital Fair, specialisti nella lavorazione dell'acciaio tondo per cemento armato e gabbie per pale di fondazione. Materiali di qualità e attrezzature all'avanguardia per soddisfare ogni tipo di esigenza. Lavori di precisione per garantire alti standard qualitativi. Lo staff sempre aggiornato al vostro servizio. Capital Fair, tradizione e innovazione da oltre 30 anni. Altamura, via Gravina 139, capitalfair.it. Adesso passiamo alle pagine dei quotidiani dedicate appunto alla crisi in Ucraina, alla guerra in Ucraina. L'obiettivo di Mosca ora è il controllo del Donbass, colpito un ospedale a Kharkiv, sono 300 le vittime sotto le macerie del teatro e c'è il caso un colonnello russo ucciso dai suoi stessi soldati. In un mese di combattimenti la Russia stima le sue vittime militari a 1351 appunto soldati. Intanto Abramovic decisivo per la pace, Putin approva il coinvolgimento nei colloqui tra Russia ed Ucraina, soldati russi, questa è una notizia che è arrivata proprio ieri. Informati della data della fine della guerra, che stando appunto a queste indiscrezioni dovrebbe essere il 9 maggio, giornata della vittoria dell'Unione Sovietica sul nazismo. Intanto Putin accusa l'Occidente di aver cancellato in questa maniera la cultura russa, come fecero i nazisti in Germania. Il figlio di Biden tra i finanziatori dei laboratori di armi biologiche, questa è appunto una dichiarazione che arriva dal Cremlino, sanzioni drastiche e senza logica, e questa è un'altra dichiarazione che arriva appunto da un ambasciatore russo che querela la stampa e attacca la fornitura di armi. E intanto dal fronte della NATO e dell'America un piano per fornire gas dagli Stati Uniti all'Unione Europea e quindi anche all'Italia, per eliminare appunto la dipendenza energetica da Mosca, un percorso più sicuro da un punto di vista strategico. E ieri Biden in Polonia ha detto: è in gioco la democrazia, il presidente americano tra selfie e una fetta di pizza insieme ai militari. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere della Sera di oggi. Patto sul gas tra Europa e America, l'abbiamo visto anche prima, acquisti comuni sì dell'Unione Europea, Draghi dice cerco la pace, avrò colloqui con Putin, Mosca invece dichiara il Donbass sarà il nostro obiettivo primario. Passiamo adesso alla Stampa, in gioco la democrazia, sono le parole che ha detto appunto ieri il Presidente degli Stati Uniti. Mosca intanto dichiara che il suo obiettivo prioritario sarà il controllo del Donbass mentre proseguono gli assedi a Mariupol.
Repubblica, Putin cambia i piani e annuncia di volersi concentrare sulla liberazione del Donbass. Questo, come dire, preannuncerebbe un passo indietro e spunta la data del 9 maggio come fine della guerra. Vertice a Roma del direttore della CIA con i capi dell'intelligence europei. Gli invasori stanno perdendo l'offensiva, si è quasi esaurita, e Draghi dice sul gas passi in avanti, ma siamo divisi sul prezzo, cerco la pace, sentirò per questo il Cremlino. Intanto, se andiamo nel taglio basso, se Fedez tiene prigioniero il paziente Federico, c'è appunto questo approfondimento legato alla malattia che sta caratterizzando appunto questi giorni del noto rapper italiano. Andiamo al Sole 24 ore, gas sul tetto al prezzo, l'Unione Europea prende tempo, a gennaio l'Italia dimezza l'import russo, Biden dice deterrenza nucleare possibile soltanto però in casi eccezionali, e Putin invece dal suo punto di vista dichiara l'obiettivo è il controllo del Donbass, e invece Draghi dice diversificazioni avanti, presto due rigassificatori su nave. Siamo al Giornale, illusione finita, la solita Europa, fumata nera fra i 27 sul tetto al prezzo del gas, Draghi ci sono resistenze, Orbán apre un nuovo fronte e Biden ci vende il gas liquido, ma non basterà, anche qui si parla dell'avanzata della guerra dal punto di vista del Cremlino che dichiara la guerra finirà probabilmente il 9 maggio prossimo. Il Mattino, Biden, democrazia a rischio, il presidente in Polonia per la prima volta parla di armi nucleari ma solo in circostanze estreme. E andiamo avanti al Messaggero, anche qui si parla del conflitto in Ucraina, guerra fino a maggio. Il resto del Carlino, esercito russo allo stremo, Mosca è nei guai, caduto un altro generale, un colonnello è stato travolto e ucciso dal tank di un soldato ribelle che gli impuntava troppi errori. Il Tempo, la crisi in Ucraina, ora la bolletta si paga a Biden, lo abbiamo visto anche prima, accordo con l'Unione Europea per acquistare 15 miliardi di metri cubi di gas in più dagli Stati Uniti. E siamo adesso ai quotidiani sportivi con il Corriere dello Sport, l'ultima ora di Mancini, Gravina gli chiede di restare, lui prende tempo e spunta anche Pirlo, shock Italia dopo il nuovo addio al Mondiale per la seconda volta di seguito, sul tavolo le dimissioni del CT. E di questo si parla anche, come ovvio, sulla Gazzetta dello Sport, pressing sul Mancio, oggi incontro con il presidente della FIGC, il ruolo di supervisore, c'è ottimismo, se va via Impol, Cannavaro, Olippi. E per questa edizione è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona giornata.